In ritardo, io vi presento Lucio Di Gaetano, che è un nostro amico da un bel po' di tempo, è editorialista economico sul Fatto Quotidiano, più altra attività che svolge come attività di impresa sua. Esatto. E, prima di passare la parola, ecco, sul test, tutto quanto lo sapete, avete già fatto, ho consegnato fuori una domanda fondamentale per il discorso della formazione e basta, adesso passo la parola a Lucio e buon divertimento e buon lavoro. Allora, salve a tutti, io per oggi pomeriggio credo di aver fatto bene perché insomma il parterre dei relatori è stato notevole e molto tecnico. Ho scelto un argomento un pochino più meno specifico, meno di dettaglio, un po' perché sono meno bravo degli altri, un po' perché ogni tanto bisogna anche, insomma, specie dopo pranzo, cercare di avere un approccio un pochino meno grafico alla vita. E vi parlerò di quella che delle meccaniche fondamentalmente della politica monetaria della BCE nell'ultimo periodo, delle differenze di sostanza con la Fed, ma visti da un punto di vista particolare, cioè da un punto di vista istituzionale, perché la mia grande teoria è che la politica monetaria delle due banche centrali più importanti del mondo, questo è un fatto, è abbastanza simile, e le diversità sono spiegabili con il diverso assetto istituzionale che le due banche hanno. Cioè, da un lato abbiamo un'istituzione fortemente accentrata, molto efficiente, che risponde al potere politico in misura chiara ma equilibrata. Dall'altro invece abbiamo un accrocchio un po' complicato, che probabilmente è come è perché è ancora nella fase iniziale della sua vita, e che ha dei tempi di decisione notevolmente superiori rispetto alle altre banche centrali, e questo crea dei problemi. Okay? Il titolo è concentrato sull'efficacia della politica monetaria della BCE, che poi sarà, diciamo, la considerazione che farò alla fine. Poche slide, così non vi viene il vostro avviso. Allora, cominciamo dalla differenza più importante, cioè la differenza di commitment, di mandato. Allora, la BCE ha come obiettivo prioritario il mantenimento della stabilità dei prezzi. Poi vi ho messo una frase in negretto perché la ritengo particolarmente importante. Cioè, dice l'articolo dello statuto che disciplina gli obiettivi della BCE, questo è l'articolo dello statuto che disciplina il mandato, dice: fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, la BCE sostiene le politiche economiche generali della comunità. Dopodiché, e questo è un altro fatto secondo me molto molto rilevante, lo statuto della BCE non dice quali politiche comunitarie vadano perseguite, rimanda alla decisione politica quello che debba essere l'obiettivo, diciamo, macroeconomico, di politica fiscale, senza entrarci. È un approccio che ha un senso tecnico, perché è un'autorità monetaria, non è un'autorità di politica fiscale, però, insomma, secondo me significa qualcos'altro, specie se lo guardiamo paragonandolo al mandato della Fed. Il mandato della Fed è molto, molto più chiaro, molto più netto, e parla di pieno impiego, parla di stabilità dei prezzi e di stabilità dei tassi di interesse a lunga. Okay? Sono tutti obiettivi messi sullo stesso piano, e la Yellen ci sta dimostrando forse che qualcuno è più importante di qualcun altro, però comunque, diciamo, lo statuto è chiaro, non si preferisce il controllo dell'inflazione al controllo all'obiettivo del pieno impiego o il contrario. La BCE invece ha come obiettivo prioritario proprio quello della stabilizzazione dei prezzi, che è un obiettivo che è stato interpretato da Draghi in maniera molto differente rispetto al passato. Altra differenza molto importante è che la BCE può intervenire statutariamente soltanto attraverso i canali classici della politica monetaria, diciamo, di stampo continentale, che poi sono quelli che si utilizzavano in Banca d'Italia e si utilizzano tuttora, cioè attraverso il canale bancario. Fondamentalmente la BCE presta i soldi alle altre banche, non fa altro. Quando fa gli acquisti di titoli, li compra dalle altre banche. Non può finanziare direttamente i governi.
non può finanziare direttamente il governo. La Fed invece ha la più ampia libertà di utilizzare gli strumenti operativi che ritiene corretti, anche se ne utilizza ovviamente alcuni più di altri. Quindi vabbè, la differenza è immediata, no? E ne abbiamo in qualche modo saggiato le conseguenze con la crisi del 2007-2008, quando la crisi dei subprime si è propagata in Europa e poi l'Europa ha preso una vita propria. Questo mandato qui ha funzionato per il suo obiettivo, perché insomma, io non so se ve lo ricordate, magari la memoria dopo qualche anno viene meno, però Trichet nel 2008, a crisi già scoppiata, a causa del prezzo delle commodities, alzò i tassi. No? Ora, uno può essere d'accordo, può avere la visione della politica monetaria più varia e diversificata, però insomma, uno quando ha una crisi di sto genere di solito non alza i tassi. Insomma, io molto umilmente può sembrare una decisione abbastanza bizzarra. Non era bizzarra, era connessa al mandato. Cioè, i prezzi delle materie prime sono la componente probabilmente più importante delle aspettative di inflazione a lungo termine, che sono oggi l'obiettivo primario della BCE, e di conseguenza Trichet, poverino, stava applicando semplicemente lo statuto della BCE. La Fed invece fu tempestiva, intervenne in maniera molto più sostenuta sin dall'inizio, e qui si vede insomma una differenza importantissima. Poi Draghi, nell'ultimo anno e mezzo, da finissimo politico, ha un pochino stravolto il mandato della BCE, nel senso che ha inserito come obiettivo prioritario il governo delle aspettative di inflazione a medio e lungo periodo, e tuttora sta giustificando nelle press release, nelle conferenze stampa e nelle decisioni di politica monetaria il QE e tutte le iniziative che sono state prese prima, quindi l'LTRO e il TLTRO, con il fatto che le aspettative di inflazione nel medio e lungo periodo sono tuttora basse. Altra differenza importante, secondo me la più importante di tutte, è la governance delle due banche centrali. Allora, l'organo di governo della Fed è eletto in maniera clear and simple, cioè il Presidente degli Stati Uniti, confermato dal Senato con un mandato di 14 anni, nomina i membri del board. Dopodiché, con lo stesso sistema, quindi sempre il Presidente, sempre facendosi confermare dal Senato, sceglie Presidente e Vicepresidente. Quindi c'è un mandato molto chiaro, l'autorità politica è sovrana rispetto a quella di politica monetaria, decide chi fa il governatore e chi non lo fa, e anche come lo deve fare. Io non so se vi ricordate come è finito il mandato di Bernanke, quello che ha inventato il QE in tutte le sue principali manifestazioni, fu letteralmente cacciato da Obama, cacciato, nel momento in cui annunciò che il QE doveva finire. Non so se ve lo ricordate, magari Michele se lo ricorda meglio di altri stando lì, che Obama rilasciò una dichiarazione durante un'intervista, gli chiesero: ma Bernanke sarà confermato come chairman della Fed? E lui disse: c'è stato anche troppo. Dite questa affermazione perché evidentemente non andavano d'accordo, e la Yellen, che pure aveva aiutato Bernanke nell'inventare il QE e nell'implementarlo, poi ha fatto qualcosa di diverso rispetto a quello che aveva detto Bernanke. Quindi chiaro mandato politico, decisioni che vengono prese non soltanto all'interno della banca centrale, giusto o sbagliato che sia, non voglio entrare nel merito, e quindi azione di politica monetaria molto più diretta, molto più immediata e anche magari strumentale ad altri obiettivi. L'organo di governo della BCE invece lo statuto su questo punto sembra scritto da un italiano, che è una cosa assolutamente incomprensibile. Cioè, l'organo di governo è il consiglio direttivo è composto a sua volta dal comitato esecutivo, che è nominato attraverso procedure diplomatiche che coinvolgono i capi di Stato dell'area euro, dopodiché il resto del consiglio direttivo sono i banchieri centrali nazionali dei paesi aderenti, e sempre a seguito della formazione e della costruzione del sistema europeo delle banche centrali, ogni banchiere centrale nazionale ha delle precise garanzie di indipendenza da parte nei confronti del suo governo nazionale.
Quindi la BCE non ha, poi ovviamente le decisioni della politica contano, cioè se la Merkel non avesse voluto probabilmente Draghi, anzi sicuramente Draghi non sarebbe governatore della BCE, però la separazione che c'è tra il potere politico, che peraltro in Europa ha una tradizione di instabilità ben maggiore che negli Stati Uniti, e il livello di politica monetaria è abbastanza, cioè una separazione abbastanza netta. Addirittura c'è una clausola nello statuto della BCE che dice che i singoli governatori, i singoli membri del comitato esecutivo non devono ricercare e devono fuggire i contatti con l'autorità politica. Okay? Questo perché? Perché sostanzialmente è rimasta l'eredità della formula del divorzio tra autorità monetaria e autorità di politica fiscale, che nasce negli anni Ottanta, quando si inizia a pensare a una moneta unica, si inizia a pensare a un sistema economico molto interconnesso e naturalmente per superare i vincoli di fiducia di alcuni paesi virtuosi, diciamo, il pegno che si paga è sì, va bene, mettiamoci insieme, però i vostri politici che non ci piacciono devono starsene ben lontani dalla banca centrale. È rimasta questa eredità ci tranquillizza come tecnici, perché comunque non va nemmeno bene quello che succedeva con la Banca d'Italia in Italia negli anni Ottanta, che si finanziava a delibitum il deficit dello Stato senza addirittura la Banca d'Italia aveva l'obbligo di comprare titoli di Stato che in asta non andavano venduti, però probabilmente ne paghiamo lo scotto da un altro punto di vista, perché la BCE di fatto ha impiegato per arrivare a qui 6 anni dalla crisi, ha preso misure importanti di espansione della base monetaria sin da subito, però non ha avuto lo stesso sviluppo nella politica monetaria coerente, netto e immediato che ha avuto la Fed. Questo secondo me, al di là dell'idea che si può avere della politica monetaria, cioè come strumento di azione positiva per combattere la contingenza o come strumento assolutamente neutrale che deve seguire lo sviluppo dell'economia reale secondo i sacri testi di Francoforte, qualunque sia l'opinione tra queste due, secondo me non funziona bene, perché questi signori tra di loro di fatto hanno discusso per 3 o 4 anni su cosa fare, non è che è prevalso un orientamento piuttosto che un altro. Scusa, ma il fatto che la Fed ha 14 anni e il Presidente ne ha 4 più 4 al massimo, sì. Come si considera quel fatto che erano? Che una nomina politica. Perché? No, non ho capito la domanda. Cioè, il presidente americano è dura 4 anni. Ah, sì. Più 4 eventualmente. Sì. Mentre il mandato della Fed del presidente dura 14 anni. No, il mandato del presidente in realtà dura 4 più 4 anche quello. È il mandato del board che dura 14, ma questa è una cosa che c'è in tutte le autorità, chiamiamole supreme, degli Stati Uniti. Addirittura la Corte Suprema ha la nomina a vita per i giudici. Questo capita, lo scelgo. È un sistema di equilibrio, perché poi queste sono autorità che devono avercela l'indipendenza, insomma non è che l'indipendenza non è un disvalore, intendiamoci. L'esercitano. Esatto, quindi non è il fatto di non essere subordinato a questo o a quell'altro capo politico non è di per sé una cosa negativa. Io ve la sto ponendo come fatto significativo, poi io ho le mie idee, però voglio sottolinearvi questo fatto perché secondo me spiega la differenza di azione che c'è stata tra le due banche centrali. Comunque è una cosa fisiologica, per rispondere alla tua domanda, che addirittura appunto la Corte Suprema e i giudici vengono nominati a vita e sono loro che si dimettono o muoiono. Okay. Questo è l'andazzo delle due curve dell'offerta di moneta, il metodo preso. Le due scale di valori sono diverse, per cui non leggetele come se fossero lo stesso grado. Quello che vi deve interessare è l'andamento della curva. Quella nera è la BCE, quella blu è quella degli Stati Uniti. Ora vedete, le differenze di andamento sono abbastanza evidenti, no? Partiamo dal 2008, per cui ho preso il campione fino alla fine del 2013, e alla fine, cioè, si vede proprio materialmente che la Fed ha reagito in maniera più attiva
ripeto, lasciamo fuori da questo mio intervento il se sia un bene o no questa politica monetaria, ne hanno parlato già in tanti, non voglio darvi la mia inutile opinione. Quello che voglio farvi notare è l'andamento diverso che c'è stato, cioè un'autorità monetaria che agisce in maniera tempestiva, efficiente, picchiando duro, e un'autorità monetaria che sta lì a dibattere. E questo si vede in termini, cioè questo voglio dire, dal punto di vista dell'economia reale, dal punto di vista dell'economia reale, cioè questa differenza non si giustifica, okay? Nel senso che l'andamento dell'economia europea, dico una banalità, è ben peggiore di quella americana. No? Quindi se uno interpreta il mandato della politica monetaria anche come mandato che deve intervenire in funzione anticiclica in determinate circostanze, beh, qui c'era tutto il motivo per farlo, e per farlo molto prima. Se poi guardiamo, diciamo, le motivazioni, i fattori determinanti della crisi finanziaria degli ultimi 7 anni, del perché si è propagata all'Europa e di come si è propagata, per come io l'ho vissuta da operatore di mercato, quindi me la ricordo abbastanza bene, vediamo che l'azione della politica monetaria, una politica monetaria tempestiva, probabilmente sarebbe stata particolarmente importante. Questo perché? Perché la prima cosa che succede nel 2008, la prima cosa che succede, per chi ne ha memoria, io ero nel comitato crediti, lo dicevo prima del mio intervento a pranzo, io ero nel comitato crediti di una banca, io mi ricordo che la prima cosa che successe con la crisi dei subprime, si bloccò completamente il mercato interbancario, completamente, ci fu un freeze totale, cioè sostanzialmente venne a mancare in Europa la provvista che arrivava dalle banche americane tramite Londra. Una cosa che tutto a un tratto, cioè il giorno prima c'era, il giorno dopo non c'era più, ok? Questo fu il meccanismo di trasmissione immediata come lo vidi io nella pratica. E le difficoltà del mercato interbancario, per come vidi io nella pratica la vicenda, si trasmisero poi ai debiti pubblici dei paesi più deboli, ma per il semplice fatto che le banche dei famosi PIGS non avevano più la provvista per comprare titoli di Stato, questo, quindi è stata proprio una cosa veramente estremamente concreta, estremamente pratica, che io ho visto da vicino. E soprattutto dicevo, l'assenza di una politica monetaria tempestiva aggravò questa situazione, aggravò, perché non le autorità monetarie non intervennero per sanare, cioè, o meglio, non intervennero a sufficienza per sanare il congelamento del mercato interbancario, che, attenzione, all'inizio fu un problema di provvista, in un secondo momento divenne un problema di fiducia. Cioè nel momento in cui si iniziava a vedere, e questo è un arco di tempo abbastanza lungo, sono 3 anni, nel momento in cui si iniziò a temere che i debiti pubblici dei paesi meridionali non fossero più sostenibili, o meglio, non fossero più comprati dalle banche, e questa è la verità, in quel momento la crisi, che era nata come una crisi di provvista, quindi come una crisi contingente, diventa una crisi strutturale, perché diventa una crisi di fiducia. Cioè sostanzialmente si inizia a credere che quei titoli non abbiano più il valore che avevano fino a qualche giorno prima. Le autorità europee reagiscono, appunto, prima in maniera piuttosto impacciata, poi continuano a discutere per molto tempo, e quello che viene in evidenza, secondo me, in maniera molto molto chiara, è l'assenza di un prestatore di ultima istanza. Cioè, quello che è mancato in questa crisi veramente alle nostre autorità monetarie, e che viene meno col whatever it takes di Draghi, è l'assenza della fiducia del mercato nell'esistenza di un prestatore di ultima istanza. Attenzione, non sto parlando del fatto che un prestatore di ultima istanza metta giù i soldi e si metta a lavorare, parlo della idea che non esista un prestatore di ultima istanza nell'area euro. Tant'è vero che alla fine il punto più, cioè la crisi viene superata per l'effetto di una frase del governatore della Banca Centrale. Prima delle manovre sono arrivate le frasi. Quando Draghi disse non faremo saltare l'euro, faremo tutto quello che è necessario, improvvisamente il mercato girò. Questa è una cosa sulla quale, insomma, i tecnici la danno abbastanza per scontata, quindi non vorrei annoiarvi, però è una cosa che sui giornali si legge molto poco, almeno io non la leggo molto spesso.
cioè leggo parlare, leggo molto di base monetaria, leggo molto di politica espansiva, ma non leggo di prestatori di ultima istanza come problema. Oggi ce l'abbiamo, secondo me oggi la BCE si è trasformata in un prestatore di ultima istanza. Nel 2011 entra in vigore questa roba qui, Basilea 3, altro movente tragico, secondo me altro motore importantissimo della crisi monetaria che c'è stata in Europa, questa roba qui. Cioè la BCE non soltanto probabilmente tentenna, probabilmente sbaglia nel non agire in maniera tempestiva, ma addirittura le autorità di vigilanza bancaria, che oggi corrispondono alle autorità monetarie, all'epoca non corrispondevano ancora, si inventa, cioè fa entrare in vigore la nuova regolamentazione sul rischio di liquidità. Cioè una cosa, no? Che secondo me ha reso veramente molto 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 complicata la situazione e ha aggravato le meccaniche del rischio, perché ha imposto, proprio in un momento in cui non ce n'era proprio bisogno, ha imposto lo smobilizzo di massa dei portafogli di titoli delle banche d'Europa, sostanzialmente aggravando solo la crisi. Ok, e qui veniamo alla conclusione del mio breve intervento. Le manovre della politica monetaria qui stanno funzionando. Forse è ancora presto per dirlo, però se facciamo un rapido paragone con quelle che sono venute prima, se guardiamo l'LTRO, cioè la prima manovra che Draghi lancia sul mercato, quindi prestiti a lungo termine alle banche dell'area euro garantite da collaterali abbastanza ampi, quindi si può collateralizzare praticamente quasi tutto, hanno funzionato. Per un verso non hanno funzionato per l'altro, cioè non hanno consentito di superare a pie pari la crisi, però hanno dato fiato ai bilanci delle banche. Cioè questa roba qui è quella che ha salvato il sistema negli anni veramente bui, perché le banche hanno iniziato a fare carry trade sui titoli pubblici, per cui i titoli che paradossalmente erano più deboli e avevano rendimenti più alti, come quelli italiani, sono stati ben comprati per fare plusvalenze, pagando un tasso zero alle spalle. Quindi questa cosa qui, che ho messo una faccina un po' ambigua, però diciamo che direi che almeno se l'obiettivo era quello di risanare i bilanci di molte banche, specialmente quelle italiane, ha funzionato abbastanza. Il TLTRO, che è stato preso da Draghi immediatamente prima del QE, Targeted Long Term Refinancing Operation, è una versione dell'LTRO che non ha funzionato, infatti vedete la faccina triste, non ha funzionato perché si differenziava dall'LTRO perché era vincolata all'impiego. Cioè si diceva alle banche: care banche, io vi do i soldi, ve li do a lungo termine, ve li do per a prezzi stracciati, ma ci dovete finanziare le PMI. Fu una cosa, io quando vidi la conferenza stampa di Draghi rimasi con molti dubbi, perché è una roba che non funziona, è una roba che non serve assolutamente a nulla, perché le banche non è che non prestano i soldi perché non hanno la liquidità, le banche non prestano i soldi perché le aziende non li restituiscono. Cioè se avete lavorato, se conoscete qualcuno che lavora in banca, secondo me lo conoscete, chiedeteglielo. Cioè la banca, quando è convinta di riaverli indietro, di solito li dà, non li dà quando non penso di riprenderli. Per cui questa roba qui non è servita a nulla. Ieri sono usciti i dati, se non mi sbaglio è stata utilizzata per un 20% rispetto alle previsioni. E secondo me qui Draghi, da furbone, questa manovra l'ha fatta fondamentalmente per non avere, per togliere un argomento a quella parte del consiglio direttivo che invece avversava il QE e voleva manovre, diciamo, di stampo classico, perché l'LTRO e il TLTRO sono manovre che sono perfettamente nel solco dello statuto della BCE. Cioè la BCE presta soldi alle banche, si prende un collaterale e le banche lo utilizzano secondo le regole di mercato, no? Ma non si altera il valore dell'asset di per sé. La grande differenza tra il QE e le altre due manovre è proprio questa, è che il QE invece è una manovra di politica monetaria diretta a gonfiare il valore degli asset, in maniera chiara, in maniera trasparente e in maniera assolutamente dichiarata da parte dell'autorità monetaria. Io ci ho messo una faccina sorridente, un po' una scommessa, eh? Un po' una scommessa.
nel senso che ancora non abbiamo tanti elementi per dire che sta effettivamente funzionando. Però se andate a guardare le press release del governatore dopo le riunioni del comitato direttivo, Draghi su questo è stato molto, sempre molto chiaro. Cioè, per lui la politica monetaria nell'area euro non funzionava perché il mercato del credito era frammentato, questo era il termine che utilizzava, che ha sempre utilizzato Draghi. Cioè, vale a dire, ci sono aree del continente dove il credito funziona bene e altre aree dove non funziona bene. Questo perché? Perché il canale bancario non è riuscito a utilizzare l'LTRO e il TLTRO. Il QE va nelle tasche dei governi. E i governi spendono. Se c'è una cosa che i governi dell'area euro sanno fare benissimo, è spendere i soldi. Quindi io sono abbastanza ottimista sul fatto che questa manovra riuscirà a superare la frammentazione e quindi riportare un minimo di normalità, e mi sembra che dai dati questa cosa stia emergendo. Vi segnalo il dato sull'inflazione, che è stato propagato dagli organi di stampa in maniera, secondo me, assolutamente misleading, perché si è detto: ah, non c'è l'inflazione in Europa, siamo allo 0,2, che disperazione, non c'è l'inflazione in Europa. Allora, mi ha fatto piacere sentire gli interventi dei relatori prima di me, perché hanno chiarito che l'inflazione non è una cosa figa che ci fa piacere in definitiva. Cioè, l'inflazione è un rischio dell'autorità monetaria. Quindi il fatto che non ci sia l'inflazione, quando ho studiato io, era una cosa buona in linea di massima, no? Però non è vero che non c'è l'inflazione, perché questo dato è influenzato dal crollo del prezzo delle materie prime. Cioè, le materie prime negli ultimi 3-4 mesi hanno fatto un buco, ok? Se si depura il paniere, esercizio puramente teorico, perché un paniere senza i valori delle commodities è un paniere poco rappresentativo, però se lo facciamo come esercizio meramente intellettuale, l'inflazione dell'area euro in questo momento è un 1%, quindi non è vero che non c'è, ok? È lontana dall'obiettivo dichiarato dalla Banca Centrale Europea, ma non è vero. Ok. Dopodiché chiudo con questa roba qui. L'ho fatta inserire prima, non c'era nella presentazione originale, perché uno dei relatori ha citato un libro che a me piace moltissimo, che ho a casa, che si chiama Questa volta è diverso. Ok? E allora ve la volevo riportare come spunto di riflessione, perché mentre preparavo l'intervento l'avevo trovata nel libro di Rogoff, avevo trovato questo manifestino dove si dice, questo sempre per portare un po' di una ventata di ottimismo, era 3 giorni prima del crollo di Wall Street del 29, dove si diceva: no, ma ragazzi, non vi preoccupate, nel 1719 era diverso, questa volta è diverso. Quindi però l'ho fatto inserire alla fine, come prendendo lo spunto da un intervento di un altro relatore. Ok? Grazie. Ora vi presento il relatore che chiuderà la giornata, Michele Boldrin, professore universitario di chiara fama e grandissima esperienza che insegna a St. Louis, dopo aver insegnato Minnesota, giusto? E in tante altre università. Godetelo, perché sarà sicuramente spettacolare. Buon pomeriggio, grazie per la presentazione, grazie per avermi, adesso sono rovinato, cioè, da qua posso solo andare in giù, come i prezzi delle commodities, che tanto per fare il professore negli ultimi 4 mesi sono calati in un pochino, un pezzo che calano, è un anno e mezzo, esattamente come il tasso di cambio dell'euro, che non ha cominciato a decrescere da gennaio 2015, ma invece da maggio 2014, anzi da gennaio 2015, è calato un po', poi è risalito, adesso è dove era. Ma vabbè. In realtà, nell'ascoltare la relazione, così per non io la reputazione, a occasioni del genere vi ho evitato di solito una volta, raramente due, perché io ho sempre avuto due versioni diverse. Una è che la cosa è così offensiva, il mio atteggiamento, la mia maniera di porre i problemi, me la prendo con tutti, che non è il caso di ripetere l'esperienza due volte. L'altra è che stiamo ancora riflettendo su quelle cose sagge che lei ci ha detto, e quindi ho l'impressione che la seconda sia più dovuta alla cortesia di chi ti invita che non alla realtà. Quindi, per non
per non smentirmi, farò il possibile per non, darmi la tentazione di invitarmi una seconda volta negli anni futuri. Già dal titolo, come notate, l'intenzione era un po' di provocare. La relazione di Lucio, che è un carissimo amico, mi ha fatto, mi chiedo lì, avrete notato che approfittavo del wireless per controllare tutta una serie di cose, ma ha fatto la tentazione di fare la controrelazione, cioè di prendere le sue slides. Ma magari lo facciamo, visto che c'è una debate, mi riserverò alcune chiarificazioni dopo. Altre in realtà poi ci sono già in quello che avevo pensato di raccontarvi comunque, quindi fa funzionare questo affare ogni computer senso e regola, eccolo qua. E quindi provo a darvi una visione che probabilmente è diversa dalle, sia dalle cose che ho sentito prima, sia da quelle sentite prima di pranzo, e non è una visione in realtà solo personale, è una visione piuttosto diffusa fra chi si occupa di problemi di economia monetaria e finanziaria in accademia, anche se senza nessuna difficoltà, anzi con un certo, come dire, pride, direi che è una visione di minoranza, di una minoranza qualificata. Quello che non farò, da qui in caveat emptor, è cercare di darvi previsioni. Le previsioni in economia non esistono, chiunque pensi di poter fare previsioni o è veramente o ci fa o ci è. Credo che l'evidenza statistica sull'argomento sia così overwhelming che questa proprio non è neanche discutibile. Sì, si fanno previsioni a cortissimo raggio, il mondo localmente si sa, l'abbiamo imparato in matematica, è localmente lineare, quindi a cortissimo raggio si possono fare previsioni, le altre è meglio lasciarle stare. Non cercherò neanche di riempirvi i dati statistici, anche se appunto poi mi è venuta la tentazione di mettere alcuni puntini sulle etico, exchange rate o i tassi europei e cose di questo tipo, ma eviterò anche quello. Nel caso non lo conosciate, chiunque abbia un dubbio sui dati, ormai io sono anche un consulente della Federal Reserve Bank a St. Louis, siamo molto fieri di Fred, che è una delle cose più user friendly che ci siano al mondo, lo può usare chiunque davvero, in questo senso lo può usare anche davvero un ragazzino del liceo, e a questo punto dopo alcuni anni di investimento credo che abbiamo la banca dati monetaria, finanziaria, economici migliore al mondo, ed è di facilissima consultazione, manipolazione, già ci può fare quel che si vuole. Quindi ogni volta che c'è un dubbio andate su Fred e troverete con probabilità 99% il dato. Quello che proverò a fare, infatti in questo senso la presentazione di Lucio è challenging, è introdurre qualche dubbio riguardo alla vulgata corrente dominante su a cosa serve la politica monetaria, cosa fa, eccetera eccetera, e la morale è scritta di nuovo lì. Io credo che la vulgata corrente sulla politica monetaria è abbastanza ben rappresentata proprio dall'idea che sia un bene che la politica monetaria abbia questo doppio mandato della Fed, e che questo sia un grande aiuto allo sviluppo economico, purtroppo sbagliata. E tanto per non dare l'impressione che sono l'unico a dirlo, proprio sull'ultimo numero della rivista, che non ricordo se è mensile o bimestrale, pubblichiamo a St. Louis, ma non so, a St. Louis, potrei guardare anche altri, c'è una buona presentazione di Orfanides, un signore che era parte del cattivo board della BCE fino all'altro giorno, il quale articola un'opinione di molti, in realtà che il doppio mandato della Fed sia fonte di enorme ambiguità e di enormi errori. La Fed ha fatto su 20 anni che sbaglia, di fondo. E l'apparenza che abbia fatto giusto è solo un'apparenza, e cercherò di argomentare perché sono 20 anni che sbaglia, e buona parte delle ragioni per cui sbaglia sono quelle che in un attacco di nostalgia, io credo malamente influenzato da una cattiva memoria di com'era il mondo 30 anni fa, sento girare per l'Italia parecchio, per il sud Europa anche, e negli ultimi anni. E cioè perché la Fed è ancora troppo, questo è vero, un oggetto controllato dalla Casa Bianca e dall'amministrazione. E perché il doppio mandato? Il doppio mandato, come cercherò di argomentare più tardi, è in realtà il prodotto di, diciamo così, per essere gentili, un'ipotesi economica, un modello economico, forse vero ma forse falso. E l'evidenza empirica direi che dice al 70% falso e al 30% vero.
Io da buon vecchio istituzionalista credo che le regole istituzionali di lungo periodo su cui le grandi agenzie dello Stato devono funzionare, la Banca Centrale fra tutte quelle forse la più decisiva, sia il caso di costruirle in maniera minimalista, nel senso sia il caso di costruirle su ciò di cui siamo abbastanza certi, di certo notoriamente c'è solo la morte delle tasse, abbastanza certo, diciamo, su quelle cose, quei nessi causali, causa-effetto, che insomma per quanto ci è dato sapere sono solidi e indipendenti dalle opinioni di questo o quell'altro ricercatore, questa o quell'altra teoria di moda. La relazione fra massa monetaria, tassi di interesse e misure di inflazione, ci torno dopo, è una cosa piuttosto solida, direi, su cui l'evidenza, al di là dell'evidenza teorica, proprio empirica di secoli, generalizzata in tutti i paesi. L'idea, che come dirò dopo è attribuibile a svariati, ma io, perché poi il signore è sparito dalla scena, e quindi criticarlo, povero, non è una maniera di difendersi, quindi un po' vigliacco da parte mia, continuo ad attribuire al signor Phillips, è una fantasia degli ultimi 50 anni che ha molto poca evidenza empirica a supportarla. Quindi io ritengo il doppio mandato con Orfanides e se molti una cosa dannosa, una cosa che sarebbe il caso di togliere di mezzo. Perché nonostante, lasciatemelo dire, nonostante sia di moda tirar sassi, pietre, strali, raggi laser e di tutto, insulti e pomodori marci sulla BCE, io credo che il mandato della BCE sia molto più chiaro, trasparente e nel lungo periodo saggio di quello della Fed. E magari poi nel dibattito cercherò di difendere questa posizione che mi rendo conto non essere ampiamente condivisa, ma neanche così minoritaria. Allora, avevo articolato il buono, il brutto e il cattivo. Il buono andrò rapidamente, perché ci si diverte di più sul brutto e il cattivo, che sono un po' più controversial. Però anche sul buono c'è un po' da riflettere, perché le cose bisogna riuscire a guardarle un po' in prospettiva anche nel lungo periodo. Ok? Se fossimo stati qua 5 anni fa, saremmo stati tutti a dirci che era la fine, che era la prova. Mercati hanno finito, capitalismo è un disastro, qua ci vuole il ritorno della mano forte, il sistema americano ci ha distrutto, la fine. Il Dr. Dooms, non solo il mio vecchio amico Nuriel che ci ha fatto su del buon vivere, ma il mini Dr. Dooms abbondava, hanno fatto previsioni, ma si fa a guardare le previsioni. Io sono arrabbiatissimo con il mio collega per teorico, Sandro Brusco, perché ci promise, aveva cominciato anni fa, quasi 8-9 anni fa, prima ancora della crisi, che stava tenendo in un file particolare, che per un po' condivise, poi smise di fare il lavoro, condivise più, nota di tutte le grandi previsioni di questi dottori di così andrà il mondo, e vedere quante in percentuali venivano azzeccate. L'ultima volta che ho visto il file, le azzeccate erano 1 su 65, letteralmente, perché Sandro molto meticolosamente, essendo un teorico matematico, proprio li citava, li andava a cercare, erano lì, proprio al tempo, se vi ricordate, non è successo. Punto numero uno. Punto numero due, gli USA, non solo gli USA, metto qua gli USA perché mi è stato detto che parti un po' dalla prospettiva americana, quindi io parto dalla prospettiva americana, ma sono tornati al trend storico e se guardate un po' il mondo, fatta eccezione per l'Europa o pezzi di Europa, la grande recessione ormai è un ricordo, e su questo sono d'accordo con quello che veniva detto stamattina, siamo in attesa di un'altra, perché le espansioni, non solo sui mercati finanziari ma anche quelle reali, hanno dei tempi finiti. Sono 6 anni che si cresce parecchio, fra un po' di tempo arriva. Due grafici, gli unici che vedrete, gli altri appunto li ho messi, ma solo per ricordare i buoni, i grafici li ho messi solo per le buone notizie, quelle che conosciamo tutti. Se uno guarda il grafico del GDP degli Stati Uniti, vede quello che ho detto, c'è un trend, non c'è una grande differenza, ne prima tutti a dibattere, ma durante la grande moderazione si cresceva un po' di più, ma c'è il productivity slowdown, sì, più o meno. Su productivity slowdown, se volete, ci torniamo, ma fondamentalmente i dati sono lì. Quando la produzione industriale è tornata lì, questa produzione industriale in un paese che, come tutti, sta ovviamente deindustrializzandosi e non c'è scampo. Mi ricordo le fantasie sul ritorno della manifattura, girano in Italia, negli Stati Uniti, attraverso i robot.
cianfrusaglie, i consumi sono lì perfettamente in trend e l'occupazione pure è ritornata lì. Tra l'altro, sempre nell'articolo di Orfanides ci sono alcuni grafici bellissimi delle ultime recessioni, non ho voluto riprodurre, ma li trovate di nuovo su Freddy, in cui se uno guarda proprio il tasso di ritorno del tasso di disoccupazione americano, lo confronta a tutte le quattro recessioni precedenti, è perfettamente identico. E in particolare è praticamente identico a quello della recessione seria precedente, che fu quella dell'82, quella Volcker che per combattere l'inflazione alzò i tassi reali mostruosamente, quella fu una recessione piuttosto profonda, le altre due seguenti non furono profonde. La penultima fu praticamente poca cosa, limitata al mondo .com, IT, insomma ai settori collegati. Quindi se fate un confronto serio con l'altra recessione complessivamente paragonabile, in realtà non è successo nulla di straordinario. E la Cina prima non ci torniamo, il mondo è là. Soprattutto i meccanismi di crescita che hanno caratterizzato gli ultimi 30 anni sono tutti ancora lì. E quello per me più importante da tenere in mente, specialmente una prospettiva italiana, europea, è quello del mercato mondiale e del commercio mondiale. Noi, che se ne dica inesorabilmente, la crescita futura dei paesi europei dipenderà, e questo ci ritorna alla fine, solamente, dove solamente è un'esagerazione, ma fondamentalmente dalla capacità di esserci presenti attivamente in maniera convincente e competitiva nella crescita del commercio mondiale, nel processo di sviluppo ormai non più arrestabile. Non è arrivata solo la Cina, è arrivato il mondo. Il vero grande cambiamento che Marx buonanima aveva predetto 200 anni fa quasi, dicendo vedrete cosa cambierà per davvero, il grande cataclisma sarà quando Cina e India si risveglieranno dal lungo sonno. Non si sono risvegliate solo Cina e India, ma anche tanti altri. E quel processo, il processo secolare, il giochetto del mercato, della crescita economica, della rivoluzione industriale, eccetera, che era un giocattolo prezioso, che ci ha reso tutti benestanti e ricchi, mentre 60 anni fa erano tutti a mangiare polenta e arringhe o anche meno, che ci ha reso così benestanti che veniamo qua e facciamo questi bei convegni, che però era cosa di un club limitato fino a 30 anni fa, era un piccolo club di, a far la grande, 600 milioni di persone, centinaia in Giappone, al tempo erano 250, sono 330 Stati Uniti, l'Europa occidentale eravamo 300 più o meno, give and take, e qualche appendice qua e là, no? Quello era il mercato mondiale fino a 35-40 anni fa, adesso una roba con svariati miliardi di persone dentro, cambio fattori di 10 come minimo. Questo è il grande cambiamento su cui bisogna pensare, tutto il resto sparisce davanti a questo fenomeno. Per cui il capitalismo forse è morto, come spiegava il dottor Doom, forse c'è un'altra roba, c'è il capitalismo cinese, il mio amico Yi Wen spiega che la Cina è particolare, ma forse no, è morto il capitalismo, sono vivi i mercati, è vivo il progresso tecnologico, la crescita mondiale del reddito per capita c'è, e quindi è quello su cui bisogna misurarsi, tutto il resto è piuttosto secondario. Fin qui il buono. Ma qual è il brutto? Il brutto, a mio avviso, della cosa di cui si discute in questi giorni è che le magagne di fondo del sistema finanziario americano, europeo e giapponese in particolare, ma mondiale oramai in più di un senso, che hanno causato la cosa più visibile, cioè la crisi 2008 più o meno, ma anche altre precedenti, sono ancora tutte lì. Qui il tempo per elaborare sulla cosa non ce l'ho, quindi andrò in maniera brutale, ma ne possiamo parlare nella sessione del dibattito del panel. Il problema è fondamentalmente un problema di morale, di rischio morale. Oramai, un processo che dura da decenni, e su quale chi in sala per caso ha simpatie che in economia chiamano austriache o libertarie potrebbe alzare la mano e dire l'avevamo detto noi, l'aveva detto Mises, sì, forse l'aveva detto, ma predicava al vento una cosa impossibile. L'origine del problema è la creazione delle banche centrali. La creazione delle banche centrali, io continuo a considerarla positiva, Dio mi scampi e liberi da un mondo senza banca centrale, grandissimo bene, sia chiaro, per quello sorrido e faccio dell'ironia sugli amici austriaci. Austriaci qui non vuol dire quelli dell'Austria, sia chiaro. Austriaci vuol dire una scuola di pensiero economico che, avendo avuto all'origine tre o quattro economisti austriaci nel secolo
scorso e in parte scorso ancora, viene chiamata così, ma è tanto austriaca quando io sono cinese, insomma, però ha questo nomignolo e quindi si usa questo nomignolo. Ah, al contrario loro, io penso che le banche centrali alla fine siano una grandissima cosa, però hanno, come tutte le cose, c'è un trade-off, niente è gratis, hanno questo grandissimo elemento negativo, dannoso, pericoloso, e cioè che siccome sono prestatori di ultima istanza, siccome sono la loro constituency, prima di essere il popolo, prima di essere i politici, prima di essere l'occupazione, prima di essere l'imprenditoria, è per definizione inevitabile il sistema finanziario. I banchieri, i bancari, i banchieri, le banche, sono inevitabilmente in tutto il mondo catturati dal sistema bancario. E non dal sistema bancario che potrebbe esserci, quello che c'è, nel bene o nel male. E quindi inevitabilmente la banca centrale, per quanto gli si costruisca attorno paletti, muri ignifughi, sistemi di difesa, di isolamento, finisce per essere catturata. Catturata nel senso tecnico della teoria di public choice, che vuol dire semplicemente che fondamentalmente quello che gestisce la banca centrale inevitabilmente ha in mente gli interessi del sistema bancario quando prende decisioni. Okay? Finisce per essere catturata inevitabilmente da questo, e questo crea il rischio morale, che nel caso specifico è legato proprio alla funzione di prestatore di ultima istanza, dove non riesci mai a capire che basta leggersi i classici bug, se l'intervento del prestatore di ultima istanza è sano, nel senso l'istituzione è fondamentalmente sana e solo illiquida, o è insano, l'istituzione in questione è fondamentalmente fallita e bisognerebbe lasciare che fallisse inutilmente la liquidità buttando denaro buono dietro denaro. Questo è il dilemma fondamentale di qualsiasi serio banchiere centrale, è sempre questo, ed è un dilemma fondamentalmente non risolvibile. Questo rischio è lì, e la cosa che occorre fare in maniera quasi religiosa è vigilare sempre. È l'unica soluzione, perché l'alternativa, fare a meno la banca centrale, è follia. Quindi l'unica cosa che puoi fare è riconoscere che c'è questo problema, questa specie di cancro eterno, virus, preferite, che è più controllabile, e continuare a dare a medicine, a fare interventi per limitare l'espansione del virus. Questo virus si è allargato moltissimo post anni 80 con molte delle innovazioni finanziarie, fondamentalmente il Big Bang, la creazione di un mercato finanziario mondiale che prima non c'era, e poi, quindi le innovazioni prima, poi i cambiamenti anche regolatori e legislativi dopo anni 90, prima in America, hanno creato un cocktail che è stato, io credo, in parte vantaggioso e utile, però ha anche determinato questo enorme livello di rischio. Il rischio c'è. Gli unici che in realtà hanno fatto un po' di riforma sono stati gli americani, in maniera seria. Ho un'opinione diversa da quella di Lucio su Basel, però è un po' troppo tecnica per entrare, possiamo discuterne. È un'opinione, non posso anche su quella, è una di quelle cose di cui vale la pena discutere, perché non credo che sia facile riuscire a provare una tesi o l'altra. Comunque gli unici che hanno fatto un lavoro minimamente serio, ma assolutamente incompleto, come Volcker ha chiaramente messo in chiaro, sono stati gli americani. E la parte peggiore di quel lavoro di riforma americana è che abbiamo fatto il grande errore di dare alla Fed ancora più potere, l'abbiamo ingigantita, ancora più potere di quello che aveva prima. E questo viene nel secondo bullet point che vedete lì. Qui occorre avere il coraggio di lungo periodo che molti colleghi hanno, al quale io nel mio piccolo contribuisco, di continuare a insistere che il mito che si è venuto a creare per 20-25 anni quando andava bene, secondo cui, ricordate il mito del mago Greenspan, no? Secondo cui le banche centrali sono impotenti, tale è un mito, è una fantasia. Le banche centrali sono potentissime a far danni, abbastanza utili a fare le cose buone, ma molto lontane da essere onnipotenti. Possono fare solo alcune cose. E su questo, se posso, da suo ex allievo e ormai da tempo abbastanza amico, credo che nella sua sobrietà da grande banchiere e il poco parlare, Mario Draghi ne sia perfettamente consapevole. Io credo che una delle cose migliori di Mario siano che parla poco, al contrario mio, sta molto attento con le parole, le sa dire bene, come and believe me, it will be enough, ma soprattutto è assolutamente cosciente della fondamentale impotenza
delle banche centrali nel risolvere i problemi strutturali dell'economia e nel creare crescita. E se leggete attentamente quello che ha scritto e detto da governatore della Banca d'Italia, dove parlavo molto più tranquillamente, da accademico no, perché è una vita che non lo fa, l'ha fatto un pochino con il suo allievo, ma è lontano 78, ma da banchiere centrale italiano l'ha detto e ripetuto ossessivamente, le relazioni sono chiarissime a questo riguardo, in particolare l'ultimo, quello che si è congedato, è di una chiarezza totale, nel quale dice platealmente: signore e signori miei, guardate che noi, la banca centrale, l'iniezione monetaria, i tassi di interesse non vi risolveranno mai il problema della crescita, dell'occupazione, della produttività, dell'efficienza dei sistemi pubblici. È cosa sulla quale noi possiamo nulla, è un problema politico vostro. E nelle lettere al governo italiano, nelle lettere al governo spagnolo, e poi a quello portoghese, quello meno visto al greco, e nell'attività di questi anni, io credo che Mario sia stato assolutamente coerente a dire: ci sono delle cose che posso fare, posso garantire nel breve periodo un minimo di stabilità, fondamentalmente allagando un po' tutto, no? Senza esagerare che poi ubriacate, stabilità finanziaria, tenervi per un tot sotto controllo certi tassi, certi spread, certi cambi, punto. Il resto no. E permettimi, Lucio, ne possiamo parlare prima, la questione della frammentazione del mercato bancario, nel pensiero mio, ma credo su questo avendo discusso anche nel pensiero del professor Draghi, nulla ha a che fare, nulla ha a che fare con conti televising e il mercato dei titoli pubblici, ha a che fare col fatto irrisolto che il sistema bancario europeo è frammentato tuttora ed è fondamentalmente un sistema bancario fatto a stati, con pochissime eccezioni, che il vero problema è che è un problema politico strutturale, e per capirlo, e quindi per capire che ha ammesso e non concesso, ci ritorno dopo, che l'attività sui tassi di interessi di iniezione di massa monetaria della banca centrale possa avere un effetto che vada al di là dell'effimero sull'attività economica reale, stile, come molti hanno in mente, Federal Reserve Bank verso il mercato americano. Perché questo sia possibile è necessario avere un mercato bancario integrato che assomiglia a quello statunitense, che noi non abbiamo. E la differenza qui ha zero a che fare col debito pubblico e ha 99,9% a che fare con la proprietà, il controllo, i mercati di attività delle varie banche. Signori, Citibank è una banca americana, non è una banca dello Stato di New York. Wells Fargo è una banca americana, non è una banca californiana. Bank of America, che era una volta a San Francisco, adesso non mi ricordo nemmeno più dove c'abbia la sede, da Charlotte o dove diavolo ce l'ha, è una banca americana, non è una banca californiana o della Carolina, e così via. Cosa vuol dire questo? Siccome la banca centrale, quando interviene sul mercato finanziario, fondamentalmente interviene non con consumatori, famiglie e imprese, interviene sulle banche. Cambia la struttura del portafoglio, i prezzi relativi degli asset di portafoglio del sistema bancario. Okay? E siccome agisce con questo, solo con questi cambia. Se nel momento in cui io cambio la struttura del portafoglio degli incentivi di investimento del sistema bancario, lo faccio con banche che poi agiscono sull'insieme del paese del quale sono banca centrale, Fed, allora posso sperare di avere un effetto aggregato che coinvolge l'intero paese, in questo caso United States of America, anzi nel caso loro, siccome le loro banche operano anche mondialmente, e qui veniamo all'altra questione della bolla recente, anche su molti altri paesi del mondo e mondialmente. Ma quando sono la BCE, se nel momento in cui io commercio con Deutsche Bank da un lato, Societe Generale da un altro, BBVA e Unicredit, tanto per dirne quattro dei quattro grandi, sto in realtà operando con quattro banche che lavorano su quattro segmenti di mercato diversi che si chiamano rispettivamente, non mi ricordo se seguirò l'ordine giusto, Germania, Francia, Spagna e Italia. Allora, non ho più la capacità della Fed, giusto? Perché ognuna di quelle banche è prima di tutto intrinsecamente legata alla situazione contingente del suo mercato, ha un portafoglio completamente determinato dall'idiosincrasia, o ben di debito pubblico, o ben di struttura produttiva privata del mercato locale, e siccome io banca centrale devo trattarle tutte uguali, perché non è che posso trattare Deutsche Bank in una maniera e Unicredit in un'altra, perché una opera in Italia e l'altra opera in Germania, fondamentalmente, allora c'è un problema di frammentazione. Perché sono costretto a fare delle politiche monetarie, delle operazioni sui loro portafogli, che forse vanno bene per l'una, ma loro non vanno bene per l'altra, almeno che non siano omogenee,
o forse non vanno bene né per l'una né per l'altra, perché sto cercando, per ragioni politiche di equilibrio interno alla presidenza, un qualche bilanciamento fra necessità diverse che tipicamente ne cade le pesce. Il problema della frammentazione è quello, è un problema tutto politico. E lo lascio lì, ma mi sembra palese cosa mi penso. Infine, l'ultima del brutto, e lo vedo in molti interventi, ma mai è costume, continuiamo a pensare, e anche su questo devo fare appello fra gli altri, a Draghi, che su questo è molto molto MIT, scuola vecchia, non scuola nuova, diciamo che la crescita venga dalla domanda e che questa possa essere stimolata, illusione. E comincio da quest'ultimo punto per andare un po' più nei dettagli. Scordiamoci la questione degli stimoli fiscali, non ci voglio entrare, ma c'è questa ossessione dello stimolo fiscale, è una assoluta, permettetemi il francese, cazzata. C'è una cazzata. Non esiste, non è mai esistito, non c'è mai stato. Il mitico stimolo fiscale americano consiste nel fatto che la spesa pubblica sul reddito nazionale americano nel 2009 è diminuita, perché è aumentata quella federale e è crollata quella statale, perché gli stati hanno balance budget, gli è crollata dappertutto il gettito fiscale, si è tagliato. Quindi la spesa federale fondamentalmente servita parzialmente a compensare. Chiunque fosse dipendente, i miei colleghi dipendenti, grazie a Dio l'università privata, ero contentissimo del mio lavoro, i miei colleghi dipendenti dell'Università di California, Berkeley e UCLA si sono beccati dei tagli di stipendio dalla mattina alla sera del 20%. 20% salario nominale, ok? E la gente cosa vuol dire? Vuol dire che se l'anno scorso, nel 2008, prendevi 100, nel 2009 hai preso 80. E poi anche nel 2010. Ok, fine. You don't like it? That's the door. Vai. Ok? Questo è lo stimolo fiscale. Quindi, per favore. E comunque, anche ammesso e non concesso che il famoso moltiplicatore divisore pallottoliere esistesse, perfino i modelli che dicono che esiste una roba che esiste puntualmente, lo fai nei sei mesi della botta, non vai a ciarlarne per sette anni. Come si continua a fare? Per favore. Fra gente seria, via. Poi su Twitter, alle televisioni italiane, al Parlamento, club, possiamo andare avanti a parlare. Ma... L'altra che invece è una questione più complicata, è questa questione legata a inflazione domani e liquidità. Ora qui occorre essere, credo, attenti e estremamente realisti. Le iniezioni di liquidità dalle banche centrali alle banche che operano sul mercato, chiamiamole private, no? O decentrate, le banche decentrate. È vero che rendono abbondante uno strumento, non una risorsa, uno strumento che le banche utilizzano per finanziare l'economia. Ma come disse il buon John Maynard, a cui hanno messo in bocca tante cose che non ha detto, ma questa è la detta giusta, tu puoi portare il cavallo a bere alla fontana quanto vuoi e puoi riempire la fontana finché vuoi, anche di ottimo blah blah blah, ma se non ha sete, va bene. Questa piccolissima lezione ce la si continua a scordare. Non solo, questo era vero quando c'era il mondo fatto in una certa maniera e le operazioni di iniezione di liquidità delle banche centrali, siccome venivano attraverso solo alcune banche commerciali, al tempo c'erano le banche commerciali privilegiate che dovevano per forza utilizzare la liquidità ottenuta ben in riserve o ben in prestiti a famiglie e imprese nel breve periodo. La vecchia metafora dell'elicottero, no? Dove la banca centrale, questa roba con l'elicottero che passa sul territorio, sulle imprese, sulle famiglie, distribuisce denaro e il denaro finisce un po' in tasca a tutti, era una metafora, per carità, ma decente. Oggi non è più così, perché non c'è nessuna differenza fra Goldman Sachs e BBVA o Santander. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui io do liquidità a BBVA, per dire, non c'è nessun obbligo di BBVA, nessuna restrizione, nemmeno nessun incentivo di prestarlo alle imprese e alle famiglie spagnole. Può tranquillamente utilizzarlo per comprare asset a Rio de Janeiro, esattamente come avrebbe fatto una banca di investimento 30 anni fa, o Hong Kong, o Melbourne, o dove diavolo volete voi, o a Johannesburg, o tenerseli in riserva, o per fare carry trade. God knows what. È tutta un'altra roba.
è tutta un'altra roba. E che chiunque si vada a guardare cosa ha fatto Conte Telemissing, quello vero fatto per anni da Bernanke, sui portafogli delle banche americane, vedrà che ha creato fondamentalmente due cose. Siccome hanno ancora i libri complicati, e lo sanno, e siccome soprattutto si sono presi una strizza infinita e non hanno nessuna voglia di correre il rischio che hanno corso nel 2008, hanno detto: guarda, siccome io lo so che se succede un casotto il rischio di liquidità è gigantesco, io metto su tante di quelle riserve alla Fed, che anche se casca il mondo io 2 lire di riserva liquida ce le ho e non devo impazzire e rovinarmi vendendo di brutto a cose poco liquide sul mercato, perché non c'è liquidità e nessuno mi presta niente sul mercato interbancario, punto numero uno. Quindi chiunque si è lì a chiedersi: ma perché hanno tutte le riserve? La risposta è quella lì. Quando ti sei scottato in una maniera drammatica, come si sono scottati tutti nel 2008, insomma, per almeno 15 anni, dopo magari, per carità, abbiamo tutti la memoria finita e cominceranno a prendere rischi, ma per almeno 15 anni dici: no, io il rischio di finire senza liquidità dalla mattina alla sera, preso con l'acqua alla gola, non lo voglio più chiedere, mi tengo tutta la liquidità possibile lì, succeda quello che succede. Quello hanno fatto. E il grosso resto che hanno fatto Shanghai, Sao Paolo, eccetera, eccetera, okay? Per quanto riguarda invece l'economia cosiddetta reale americana, quando c'è stata l'occasione di prestare, ho cominciato a prestare esattamente come facevano prima, qualsiasi numero voi guardiate, non vede alcun effetto di QE, in particolare su quel mercato lì, cioè quello del residenziale, immobili e sul business americano, e tutto l'enorme resto è andato nelle due cose che ho detto. Perché? Perché la liquidità oggi, quella liquidità, non è vero che crea domanda effettiva nell'idea antica che abbiamo, che siccome per forza c'hai i soldi in tasca, per forza devi spenderli. Crea liquidità che va in cerca di asset finanziari e di opportunità di rendimento finanziario in giro per il mondo. Questo di per sé, sia chiaro, non è un male, anzi in un certo senso è un bene. Però bisogna capire che è quella cosa lì, ed è quella cosa lì che ti spiega perché la vecchia relazione che quelli come me per tanto tempo hanno ritenuto eterna e vera di M2 inflazione è saltata, perché non c'è più l'elicottero, perché la struttura del sistema bancario è completamente cambiata, perché gli incentivi sono completamente cambiati. Quindi liquidità non vuol dire immediatamente domanda di panini, bistecche, scarpe, quello che volete voi, vuol dire domanda di asset a Sao Paolo. E infatti, se questa teoria, se la teoria per cui il QE determina la domanda avesse funzionato, qualsiasi misura di elasticità storica direbbe che a fronte dell'enorme iniezione di liquidità che Fed e banca giapponese, eccetera, eccetera, e anche BCE o quella inglese hanno fatto, noi avremmo dovuto vedere un'esplosione di domanda di beni di consumo durevole e altro in questi paesi. Incredibile, invece non abbiamo visto nulla, abbiamo visto dove c'è stato un ritorno alla normalità, al trend. Ok? Al trend. Per quello l'altro giorno su Twitter ho messo quel dato di Andolfato, perché mostra che in realtà il mercato immobiliare americano è ritornato, ma è ritornato abbastanza a trend, ben lontano dalle follie del 2005, e però siccome ha cominciato a ritornare, e questo diciamo così, senza svelare nessun segreto professionale, posso ben dirlo, uno dei dibattiti Open Market Committee è: sì, d'accordo, però siccome abbiamo ammazzato il mercato immobiliare quando nel 2004 abbiamo cominciato lentamente a alzare i tassi, ammesso e non concesso che adesso li rialziamo un po' e però non facciamo la follia di alzarli 4 punti come facciamo allora, ma li rialziamo solo di 1 punto, il mercato, che è fatto tantissimo di ARM a rati variabili, come reagirà? E cioè il giorno dopo che la Fed fa 25 punti base e poi ne fa 50 il mese dopo, la gente dirà: ok, si fermano a 100 o questi qua vanno a 350? Perché se vanno a 350 io il mutuo lo faccio più. E questa è ovviamente una domanda a cui non c'è risposta, o almeno non c'è risposta certa, e su cui la FOMC continuerà, nessuno certo, a litigare, a dividersi, a cambiare opinione, a oscillare, a girarla, a voltarla, perché non c'è risposta. E credo, ma qui è la previsione di cui ho detto al caveat iniziale, opinione tutto personale, che prima di vedere rialzi seri dei tassi ne passerà del tempo. Credo che mi sto dilungando più del dovuto, quindi qui vado lungo. Perché allora, anche se sappiamo che questa maniera di gestire la politica monetaria, credo che lo sappiamo, francamente, se volete l'opinione
lo sanno e ne sono coscienti anche coloro che poi pubblicamente, perché non tutte le persone sono come me, che non avendo nessuna responsabilità pubblica tendo a dire in pubblico quello che penso in privato. Giustamente, io credo, chi ha una responsabilità pubblica di autorità dice in pubblico delle cose molto più controllate, mediate e moderate di quello che poi dice in privato. Quindi la consapevolezza privata della rischiosità del sistema e del giochetto che abbiamo fatto, dico abbiamo, nel senso di Federal Reserve, dal 2008 in poi è diffusa nel mondo della Fed. Falchi e colombe, nessuna differenza. Dove c'è la differenza Falchi e colombe viene, ci vengo un attimo dopo, viene a finire. Sulla rischiosità di questo, tutti consapevoli. Sulla rischiosità di alzare i tassi, tutti consapevoli. Sulla rischiosità di mantenerli bassi, cioè, continuando ad alimentare bolle finanziarie qui e lì, tutti consapevoli. Allora perché non si torna indietro? Per le ragioni che ho messo lì e che non vado a lavorare, se non parlo 20 minuti, ma li potete leggere, perché purtroppo l'alternativa al momento è peggio. Da un lato perché non abbiamo elaborato un modus operandi, una cultura diffusa nei mercati finanziari mondiali di una Fed che si comporti diversamente da come si comporta fino ad ora. Quindi non abbiamo un modello alternativo, quando non hai un modello alternativo utilizzi il vecchio detto di non lasci la strada vecchia per la nuova perché sai cosa perdi, ma non sai cosa trovi. Nel caso bancario. E perché l'altro motivo forse cui vale la pena di riflettere, anche se forse noi abbiamo poco capacità di incidere ma è rilevante, è il 3 legato al 2, perché tutta questa liquidità al sistema bancario che oggi c'è, specialmente alle grandi e grandissime, serve come? E il potere c'era loro, alla fine. Voi vi siete mai guardati la composizione del board della Federal Reserve Bank di New York? Che è quella che puoi fare le operazioni di mercato aperto, fa tutto e dà enorme influenza al seggio permanente alla FOMC. Signori, è fatta di Goldman Sachs, di Bank, Wells Fargo, lì la capture è fisica. Mi capite? Non è facile in un mondo del genere, dice ok, adesso cambiamo, dice no, aspetta, che c'è una posizione di portafoglio da 232 miliardi basata sul fatto che mi tenevi i tassi lì per gli altri 12 mesi, cosa vuol dire? Buono, eh? Quindi, per finire, credo che qui l'eredità di Greenspan sia pesante, per un'eredità storica, culturale. Greenspan alla fine non è neanche l'unico responsabile, lui l'ha simboleggiata nel suo gigionismo egocentrico, l'ha trasformata quasi in una cosa sua, si considera un superuomo e quindi ne ha fatto un simbolo di vita e ne identifichiamo con lui, ma l'idea appunto che con i tassi di interesse di sconto e con la liquidità le banche centrali muovono il mondo sempre e comunque nel bene e nel male è diffusa. E occorre un lavoro lento sia degli economisti accademici che di quelli professionali che degli operatori per togliersi. Le banche centrali possono fare certe cose, non certe altre, ed è inutile continuare a chiedere politicamente che le faccia. E poi e qui, e mi fermo, lo butto lì, magari ne discutiamo, e lì la differenza tra falchi e colombe, però qui veramente è una chiacchiera accademica, scusatemi, anche se purtroppo ha effetti reali, c'è ancora diffuso in molti ambienti, meno alla Banca Centrale Europea, molto di più alla Fed, alla Banca dell'Inghilterra e alla Banca del Giappone, l'idea che c'è un trade-off, e cioè che se inietti moneta crea inflazione, se crea inflazione crea occupazione. La famosa curva di Phillips, che il povero Phillips, economista credo australiano, neozelandese, rilevò come dato statistico per gli anni 50, da allora non è mai esistita più, esistete per caso, una correlazione quasi lineare e monotona decrescente fra le due statistiche per l'Inghilterra durante quei 12 anni, credo, di numeri che lui guardò, 16 che fossero, da allora è andata a tutte le parti, è diventata una nuvola, una freccia, per un periodo andava in su invece che in giù, ha fatto i girotondi, cioè, ha giocato a scondicucco, cioè, ha fatto di tutto, però per qualche ragione ovvio questo strano mito è rimasto nella testa di molti che guardano le banche centrali e di chi fa politica. Perché? Perché voi capite che se fosse vera sarebbe davvero come la bacchetta magica, cioè la magia, no? La magia, tu crei un pelo di inflazione stampando questa cosa che non costa niente e all'improvviso il tasso di disoccupazione comincia a fare 8, 7, 6, 5, 4, cioè bellissimo. È fantastico, se ci pensi, io sono un politico, impazzisco, ci credo per forza a sta cosa qua, devo crederci, devo venderla, anche perché mi permette sempre di dire che se va male è colpa del banchiere centrale. Eh sì, non ha inflazionato abbastanza. Se inflazionava un po' di più, sto deficiente, invece di avere il 12% di disoccupazione, no, il 3%, ed era tutto a posto. Cosa c'entro io come fa funzionare lo Stato, il governo, che tasso troppo, che i servizi fanno schifo, che spendo a vanvera, cioè, cosa c'entro io?
è tutta colpa di Michel, di Draghi, di fate voi. No, no, io ho avuto un po' di vita, ma è così, ci aveva da dare così. C'è questo mito che se inflazioniamo un po' di più cresciamo, non è sul cattivo, siccome ho abusato vado rapidamente, ma sul cattivo ritorno al punto, perché quello è brutto, perché è brutto questo del sistema finanziario, di questa credenza, però dipende solo parzialmente da noi, quelli sono seduti in questa sala. Il cattivo siamo noi, nel senso che ormai pervicacemente c'è entrata a tutti nella testa l'idea, che in Italia poi ha avuto le versioni tutta colpa della Merkel, tutta colpa dell'euro, tutta colpa di Trichet, tutta colpa di Juncker, come si pronuncia, non lo so, e mai colpa nostra, nella versione nostra, ma anche negli Stati Uniti, anche in Giappone, anche altrove, no? In Giappone sono lì che sono ancora, che penso che è un problema di moneta, dopo 20 anni che ci provano, non sono provati a guardarsi la demografia loro. C'è qualche isolato economista che ogni tanto si guardate che insomma, abbiamo una caduta verticale del tasso di occupazione dovuto al fatto che stiamo diventando tutti vecchi, non facciamo più figli, siccome siamo razzisti veri, simpatici, gentili, ma razzisti, non importiamo un giovane diverso da noi, neanche morte e morire, siamo disposti a suicidarci per il basso tasso di natalità, ma guai che venga un gaijin a vivere qua per davvero. Dopodiché è banale che il prezzo delle case cala, se siamo in due e ne abbiamo uno di figlio, la casa metà vale, o no? Non sarebbe essere un genio dell'economia a naso per scoprire una cosa del genere, no? Infatti alcuni economisti, anche bravi ma modesti, guardate, potete scrivere tutti i modelli complicati che volete, ma finché abbiamo una caduta letterale del livello di occupazione, non perché l'impresa non assume, ma perché non c'è gente, signori, cioè, ho l'impressione che ci sarà la deflazione, perché non c'è scambio. Ecco, allora, qual è il punto? Il punto vero dei paesi occidentali e in particolare dell'Europa, qui è vero, l'Europa e all'interno di essa l'Europa del Sud è quella più indietro assieme al Giappone, nella capacità di accettare questa realtà. Che la vera cosa con cui confrontarsi è quella che dicevo all'inizio, è questa cosa che chiamiamo globalizzazione. La crescita è lì. Non è che il cosiddetto progresso tecnologico o il processo di industrializzazione di per sé in tutti i settori vada avanti per sempre, siccome per un secolo e mezzo siamo cresciuti al 2%, debba crescere al 2% per sempre. No. È molto probabile che in tutta una serie di settori, noi paesi occidentali, siamo arrivati a dei plateau, cui forse c'è qualche capacità, possibilità di crescita, ma non è dell'ordine del 2% annuale, è dell'ordine dello 0,5%. Se fai tutti i compiti per casa, li fai bene, e la produttività la fai crescere al massimo possibile. Il resto, se vuoi crescere, in termini di occupazione, è perché entri in altri mercati, produci altre cose, scambi con altra gente, occupi dall'altra gente, rinunci a fare quello che facevi prima e glielo fai a fare a quello che lo fa più a buon mercato e tu fai delle cose diverse. La globalizzazione è questa enorme botta di fortuna, io direi, per quelli del club di una volta, che però per essere utilizzata richiede uno sforzo culturale, politico, sociale drammatico. Che facciamo un'enorme fatica tutti noi, io per primo, a riuscire anche a capire dov'è. Perché per esempio in paesi come i nostri vuol dire fare i conti con un cambio di struttura demografica e di etnia sostanziale. Perché guardate che se i giapponesi hanno il problemino e l'hanno risolto nella loro maniera razzista, grazie al fatto che sono lì lontani, abbastanza isolati e tutte isole, e noi pure ce l'abbiamo. Cioè, non è che da noi prende questa forma ridicola dei barconi, cioè ridicola per modo di dire, tragica, ma ridicola nel senso che farci il dibattito sopra è ridicolo. Ha molte forme, ma richiede proprio dei cambi culturali, richiede una capacità di rinunciare a credere che siamo i migliori del mondo per sempre a fare certe cose, che invece hanno imparato a fare altri. Non è una cosa in cui l'economista arriva e dice c'ho qui la soluzione in tasca, eccola qua, no, tassi di interesse allo 0%, no, è una roba diversa, è una roba che l'economista può dire, guardate, è lì la prospettiva di crescita, in quei miliardi di esseri umani che vogliono svilupparsi, e qui si tratta di dargli delle tecnologie e vedere cosa vogliono, e vedere se riescono loro a proporci delle merci che non sapevamo fare, eccetera, 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 inventarci delle cose che vanno bene a loro e per le quali ci diano valore aggiunto superiore a quello che teniamo adesso, e così fare. Che molti quelli di successo fanno. Infatti i successi ci sono, perché fanno quelle cose lì. Quindi vuol dire che questa cosa si può fare. Però solo se riesce a farlo in maniera generalizzata, ne approfitti, altrimenti viene schiacciato.
e che se continui a pensare che sei il migliore del mondo a far magliette, continuerai a far magliette. Ma se nel frattempo qualcun altro ha imparato a far magliette, che ha un costo medio che è un quarto del tuo, i tuoi guadagni saranno proporzionali a quello che è appunto il produttore marginale di magliette.